Parlamento e bentornati a Punto Europa. Al centro della nostra puntata di oggi, come ci ha anticipato nella copertina la nostra Luisa Parisi, l'atteso nuovo piano europeo per la ripresa, il Recovery Fund, ormai ribattezzato Next Generation EU, che è stato presentato in settimana dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, una proposta ambiziosa che è stata accolta con soddisfazione dal nostro governo. Ora però si apre la partita decisiva, una partita tutta politica che non si preannuncia facile per trovare un accordo tra i governi anche in vista del Consiglio europeo del 18 di giugno. Di questo e di molto altro ancora parleremo con i nostri ospiti di questa mattina. È collegata con noi da Bruxelles l'onorevole Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi collegato con noi da Lecce l'onorevole Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d'Italia del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Buongiorno onorevole Fitto. Buongiorno. E allora, prima di tornare dai nostri ospiti, entriamo subito nel vivo della proposta che è stata messa sul tavolo dalla Presidente Ursula von der Leyen, un pacchetto da 750 miliardi di euro tra sussidi e prestiti per sostenere i paesi più duramente colpiti dalla pandemia, a partire proprio dal nostro. L'Italia infatti sarebbe il paese al quale verrebbe destinata la fetta più importante delle risorse. Allora sentiamo il servizio di Elisabetta Tanini. La risposta europea alla crisi economica dovuta al coronavirus vale complessivamente quasi 2.400 miliardi di euro. A tanto ammonta infatti la potenza di fuoco del piano Marshall europeo. Nel dettaglio, ai 750 miliardi di Recovery Fund si aggiunge una proposta per un bilancio pluriennale dell'Unione da 1.100 miliardi, più i 540 miliardi già messi sul tavolo da Bruxelles per il MES, il fondo SURE contro la disoccupazione e la garanzia della BEI per le imprese. Insomma, un cambio di passo storico. Per la prima volta, infatti, c'è la mutualizzazione del debito in Europa. Ma per il fondo per la ricostruzione e il bilancio europeo serve ancora il via libera all'unanimità dei 27 paesi membri alla proposta della Presidente della Commissione von der Leyen presentata nei giorni scorsi. E il negoziato si annuncia difficile, soprattutto per l'opposizione dei cosiddetti paesi frugali, Olanda, Austria, Danimarca e Svezia. Se la proposta della Commissione passasse così com'è, il Recovery Fund avrebbe una dotazione di 750 miliardi di euro che saranno raccolti sui mercati finanziari, 500 dei quali saranno aiuti a fondo perduto e 250 miliardi prestiti. L'Italia sarebbe il principale beneficiario del Recovery Fund, seguita dalla Spagna e dalla Polonia. Il nostro paese otterrebbe stanziamenti a fondo perduto per quasi 82 miliardi di euro e prestiti per circa 91 miliardi. Per il commissario europeo agli affari economici Gentiloni è una svolta senza precedenti e il presidente dell'Europarlamento Sassoli lancia un appello ai governi per un'approvazione rapida della proposta della Commissione. Soddisfatti i 5 Stelle che parlano di un passo in avanti, sulla stessa linea il PD. Per accedere alle risorse del piano Next Generation, i governi dovranno farsi approvare da Bruxelles un programma nel quale indicheranno come spendere i fondi guardando alle priorità europee. Onorevole Ferrara, possiamo ritenerci soddisfatti di questa proposta della Commissione europea? Possiamo dire che l'Europa finalmente c'è? Sì, senz'altro è una grande soddisfazione, soprattutto per il nostro Presidente. Ricordo quando ad aprile, durante il Consiglio europeo, lui bloccò la bozza di conclusioni proprio perché riteneva che non vi fossero delle proposte adeguate per fronteggiare la situazione di emergenza. E gli chiese, pretese che fosse presentata quindi una proposta che vedesse la condivisione del debito e dei finanziamenti a fondo perduto. All'epoca fu quasi dileggiato, chiaramente le opposizioni che erano pronte a fare i post su Facebook e sui social network dicendo che era stato attivato il MES, insomma con grande disinformazione, quasi dileggiavano il presidente Conte dicendo che non aveva ottenuto un bel nulla. Ecco, oggi siamo di fronte non a promesse vane ma ad una proposta concreta
una proposta da 750 miliardi di euro, di cui l'Italia potrà essere il primo beneficiario in termini quindi di quota di fondi. Comunque bisognerà raggiungere un accordo all'unanimità. La sensazione è che in qualche modo la von der Leyen abbia posto l'asticella nel punto più alto possibile. Poi i governi sapranno essere altrettanto ambiziosi, perché già si preannuncia un braccio di ferro con i cosiddetti paesi frugali del nord. Quale può essere il punto di caduta? Io mi auguro che ci possa essere insieme al Consiglio europeo la maturità e la responsabilità per capire che siamo di fronte ad una sfida epocale e bisogna lasciare da parte gli egoismi e bisogna ragionare in termini comunitari. Mi auguro anche che quelle forze politiche che siedono proprio al fianco di Fratelli d'Italia, della Lega, e che in Parlamento nell'ultima plenaria si sono espressi dicendo che aiutare i paesi maggiormente in difficoltà come l'Italia costituirebbe un suicidio politico. Ecco, mi auguro che queste forze politiche possano rivedere la loro posizione e che magari la stessa Giorgia Meloni o lo stesso Matteo Salvini possano parlare con i loro alleati in Europa a tutela dei cittadini italiani, considerato che sbandierano sempre il vessillo italiano e quindi ritengono di lavorare sempre per i cittadini italiani. Per quanto riguarda gli 11 miliardi è un ponte, nel senso che sappiamo perfettamente che il Recovery Fund è legato al quadro finanziario pluriennale. Il quadro finanziario pluriennale parte da gennaio 2021. Per fare in modo di superare questo vuoto temporale da qui a dicembre 2020, si è pensato quindi di anticipare la somma di 11 miliardi per andare incontro alle piccole e medie imprese che sono rimaste maggiormente colpite in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid. Dottore, tempo è sicuramente cruciale, mi permetto di aggiungere che diventa cruciale, onorevole Ferrara, anche come eventualmente verranno spese le risorse alle quali si potrebbe avere accesso con il Recovery Fund. I governi dovranno presentare dei piani nazionali di investimenti e riforme, insomma dovranno seguire un programma ben preciso e su questo già si è acceso il dibattito nel nostro paese. Ora, su quali investimenti e quali riforme dovrebbe puntare il nostro paese? In sostanza, come dovremmo spendere questi soldi? Il fattore tempo è senz'altro necessario, riveste un'importanza dirimente, perché è chiaro che non si può lasciare trascorrere 6 mesi senza che i cittadini europei vedano arrivare aiuti da parte dell'Unione Europea. Questo l'abbiamo sottolineato in diverse occasioni e abbiamo chiarito più volte come questo sia il momento della concretezza e della risolutezza. Conosciamo tutti i tempi europei, conosciamo tutti quante lungaggini comportino le negoziazioni tra 27 paesi europei e proprio per questo l'Unione Europea oggi è messa particolarmente alla prova. Dal punto di vista del quantum, dal punto di vista della tipologia di interventi da mettere in atto e quanto anche alla tempistica. Per quanto riguarda il piano di investimenti, il nostro Premier Giuseppe Conte ha già anticipato quali saranno gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'utilizzo dei soldi che arriveranno dall'Unione Europea, ovvero transizione energetica e digitalizzazione in primis. Questi due aspetti rappresentano gli obiettivi principali su cui l'Italia intenderà investire. Questo va quindi nella linea del Green New Deal, quindi transizione energetica e digitalizzazione, che servono per investire sulle generazioni future, rendere più solide le nostre piccole e medie imprese e le nostre start-up in modo tale che possano essere più resilienti anche rispetto alle sfide future. Con il nostro prossimo servizio parliamo di uno dei settori da rimettere in moto, il turismo. Sentiamo Fulvio Migliaccio. La partita da giocare in Europa è difficile. Da una parte bisogna salvare la stagione, favorendo gli spostamenti dei turisti. Dall'altra evitare nuovi contagi. E tutto questo senza favorire alcuni a svantaggio di altri. Il
turismo è una risorsa che vale il 13% del PIL italiano e oltre il 10% di quello europeo, con un trend in costante crescita. La posizione italiana è stata sempre netta e ribadita anche durante l'ultimo vertice informale cui ha partecipato il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Non ci saranno corridoi turistici creati sulla base di accordi bilaterali tra paesi. L'Italia sposa le raccomandazioni della Commissione, un approccio comune verso l'allentamento delle restrizioni, garantendo libera circolazione dei cittadini in tutta sicurezza. L'Unione Europea sta anche predisponendo un sito web da aggiornare quotidianamente con tutte le informazioni, le restrizioni, l'andamento dei numeri del contagio. Quindi ci muoviamo in una situazione di uniformità e di decisioni comuni dei prossimi, appunto, dal 3 giugno per le prossime settimane. Il rilancio del turismo deve passare anche attraverso una forte iniezione di liquidità che può arrivare ora dal Recovery Fund, secondo il ministro del turismo Franceschini. Ma mentre si procede con la graduale riapertura delle frontiere, sul versante diplomatico è da dipanare il nodo dei cosiddetti corridoi turistici e degli accordi bilaterali che inevitabilmente finirebbero per avvantaggiare alcuni paesi a scapito di altri. Ci siamo sempre opposti agli accordi bilaterali tra i singoli stati per facilitare il ritorno dei turisti sia nel nostro paese, ma ovviamente a sbloccare i flussi turistici e però mantenendo fermo il principio della, ovviamente, salvaguardia della sicurezza. Eppure Gari Cappelli, il ministro del turismo della Croazia, che detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, ha invitato testualmente a non correre inutili rischi, stabilendo proprio quegli accordi bilaterali tra i membri UE in cui la situazione epidemiologica è simile. Obiettivo: velocizzare la ripresa. E il pensiero va subito alla Grecia, che ha riaperto incondizionatamente le sue strutture ricettive. Dunque, che estate ci aspetta in Europa e soprattutto in Italia? Dalle ricerche che stiamo svolgendo, anche attraverso l'ENIT, capiamo che ci sarà una preferenza rispetto allo spostamento attraverso, ad esempio, le automobili, il trasporto privato, quindi una ricerca di affidabilità, informazioni e sicurezza rispetto alle destinazioni. E quindi in questa direzione ci muoviamo per lavorare per una vacanza in Italia, italiana, domestica e in sicurezza. Come abbiamo sentito, onorevole Ferrara, malgrado l'impegno a raggiungere regole comuni in Europa sul turismo, ci sono ancora parecchie incognite da sciogliere anche in vista della progressiva riapertura delle frontiere. Ora, cosa dovrebbe fare l'Europa per garantire una ripresa sicura? Cioè, come conciliare la ripresa dei flussi turistici, ma anche naturalmente la tutela della salute? Sì, la vera sfida è esattamente questa, quella di permettere ai paesi membri dell'Unione Europea di poter ripartire in quel settore che, come è stato ricordato nel servizio, rappresenta il 10% del PIL europeo, quindi parliamo del settore turismo come un settore estremamente importante per l'Europa e per l'Italia, che impiega circa 4 milioni di persone nel settore turismo. La sfida quindi è far ripartire questo settore chiaramente di pari passo con le esigenze di sicurezza e di tutela della salute dei cittadini. Dall'Unione Europea sono arrivate delle raccomandazioni e delle linee guida, perché non ha competenza diretta in materia, quindi spetta ai singoli stati membri a cogliere queste raccomandazioni, farle senza verifichino. Questo l'Unione Europea deve vigilare, e così come abbiamo invitato a farlo, senza che si verifichino discriminazioni tra paesi europei, perché per quanto riguarda ad esempio proprio i corridoi turistici, i cosiddetti corridoi virus free, come Movimento 5 Stelle abbiamo inviato una lettera alla Presidente von der Leyen, abbiamo
presentato un'interrogazione alla Commissione europea proprio per sottolineare lo svantaggio che si verificherebbe a scapito di alcuni paesi come l'Italia e la Spagna qualora dovessero essere messi in atto questi accordi bilaterali. È chiaro che in termini di risorse ci aspettavamo di più da parte dell'Unione europea per quanto riguarda il settore turismo. Ad esempio avevamo chiesto che venisse istituito un programma specifico all'interno del quadro finanziario pluriennale proprio alla luce dell'importanza che il settore turismo riveste all'interno dell'Unione europea. Ci auguriamo comunque che pur nella particolarità di quest'estate questo settore possa risollevarsi e dare una nuova boccata di ossigeno alle piccole e medie imprese. Bene, saluto e ringrazio l'onorevole Ferrara e l'onorevole Fitto. Prima di salutarvi vi invito a seguire questo servizio che ha preparato per noi Maurizio Severino. È un piccolo omaggio che abbiamo voluto dedicare all'Europa e consentiteci anche alla nostra testata in occasione di un compleanno speciale. Punto Europa, infatti, un tempo si chiamava Giorni d'Europa e cominciò le sue trasmissioni proprio nel maggio del 1970, dunque nel maggio di 50 anni fa. E allora, buona visione, grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. L'Europa, come la conosciamo oggi, 50 anni fa era ancora molto lontana, era più che altro un sogno nella mente di alcuni politici illuminati. Se ne parlava pochissimo, in televisione fu Giorni d'Europa, la prima trasmissione ad aprire una finestra sul progetto comunitario. Era il 1970, c'era ancora il bianco e nero. Da allora il nostro approfondimento settimanale ha cercato di seguire passo passo la costruzione di quest'Unione. Si intensifica la collaborazione tra le dai sei paesi fondatori fino ai 27 di oggi e in 50 anni ai microfoni di Giorni d'Europa si sono succedute le più grandi personalità politiche della storia italiana ed europea. Ma anche grandi imprenditori, donne e uomini del mondo della cultura e della società. E col tempo Giorni d'Europa è diventato il punto Europa che conosciamo oggi. È cambiato il nome, ma la mission è sempre la stessa: raccontare con chiarezza e precisione tutto quello che succede nelle istituzioni comunitarie, che nel frattempo sono diventate sempre più importanti nella nostra vita di cittadini europei.